Distretto sanitario dell'ASL, Xompi, questo è il parcheggio, l'unico parcheggio di riferimento, vedete già pieno e soprattutto nelle prime ore del mattino, adesso si sta un po' così liberando, però completamente intasato. Come piena è la strada, è la parallela dove peraltro vengono fatte anche le multe, le automobili vengono sanzionate, quindi c'è grande emergenza. L'ASL ha fatto una serie di richieste reiterate per quanto riguarda i posti auto, però finora insomma al di là dello sbancamento non c'è nulla. Come stanno le cose? Allora, premetto che sono appena arrivato, ma una delle priorità che mi sono state assegnate appunto per espletare al meglio il mandato, l'incarico di direttore, è quello appunto di esaminare e risolvere al più presto la questione dei parcheggi. Ci stiamo mettendo il massimo impegno, stiamo vagliando tante soluzioni in accordo sia con il CDA che con l'amministrazione comunale, il sindaco è informato di ogni notizia utile in tempo reale, insomma ce la stiamo mettendo tutta. Ecco, questo sì, l'impegno l'ho capito, però insomma un'idea, qual è l'idea e soprattutto per realizzare una cosa in maniera veloce? Allora, diciamo che a medio termine c'è l'intenzione appunto di ultimare tramite il provveditorato interregionale delle opere pubbliche, che è stato soggetto attuatore per quanto riguarda gli interventi di ripristino sull'immobile per i danni cagionati dal sisma. Quindi abbiamo intenzione appunto di affidare al provveditorato interregionale alle opere pubbliche l'ultimazione dei parcheggi nella zona a nord della struttura. E stiamo vagliando invece soluzioni a più breve termine, perché ovviamente l'intervento del provveditorato sarà di medio e lungo termine, stiamo valutando anche altre opzioni per dare almeno una risposta immediata alle esigenze dei cittadini. L'orario. Il biglietto a che ora l'avete preso voi stamattina? 8 meno un quarto io. Quindi, ma non è questo, è stato 31, ho visto, siccome era passato me l'avranno ridato, mi hanno fatto passare insomma. Insomma, a che ora è venuta stamattina? 8 meno un quarto a prendere il biglietto, numero 30. Dalle 7 cominciano? Sì, sì. E aprono alle 8:30. Però poi non riescono a smaltirli tutti quanti, quindi a luna chiudono? Penso che a luna, ma se danno tanti biglietti può darsi che loro già sanno il tempo che ci vuole, perché sono quattro sportelli. Quindi io sono venuta, erano le otto, diciamo, qualche cosa, e sono finita adesso, insomma. C'ha il 123. Ce la fa prima del... Prima che chiudono? Penso di no, comunque vediamo un po'. Ci prova. Ecco. È il primo tentativo che fai? Già è la prima mattina? No, è la prima mattina. Che ora l'avete preso il numeretto? 10. Ah, eccolo mo. 125. Quindi quanto dovete aspettare? Tutta sta gente, sta a 58. Siete venuti con la macchina o con l'auto? No, con l'auto. Vabbè, anche perché noi non si... Abbiamo due autobus. Arrivate qua. Venire qua. Con le maggio era meglio? Certo. Perché? Perché sì. Io prendevo un pullman, cioè due pullman, però scendeva con le maggio e facevamo...